Anche noi ci associamo al cordoglio, ci associamo alla condivisione del dolore che le famiglie delle vittime hanno provato, gli amici delle vittime hanno provato, in particolar modo la nostra connazionale, ma ci associamo anche alla condivisione della rabbia che in tanti in questo Paese provano nei confronti di quella comoda cecità da conformismo che impedisce un dibattito, di affrontare questo dibattito in maniera concreta, in maniera seria, non in maniera ipocrita come purtroppo abbiamo sentito finora in quest'Aula. Non risponderemo alle varie provocazioni che sono arrivate dai colleghi dei vari gruppi che hanno parlato, sono intervenuti prima di noi, come non risponderemo alle provocazioni delle sciagurate parole pronunciate oggi dal ministro Alfano nei confronti del nostro segretario federale. Sciagurate perché ci fanno preoccupare quando un ministro dell'interno pensa che il nemico sia Salvini e non siano i terroristi. Vede, noi abbiamo ascoltato veramente, eravamo qui, e non è una frase di rito, con attenzione sia le parole del collega Gentiloni che le parole del collega Alfano. Tante frasi di rito, tanti assunti generici su quello che è necessario fare, ma in maniera, ripeto, generale, quasi nulla in maniera specifica, se non l'elencazione fatta dal ministro Alfano di come e dove verranno dislocate in maniera urgente, e ci mancherebbe altro, le risorse disponibili, quelle poche risorse disponibili, quelle poche risorse che sono rimaste dopo i tagli pesantissimi che questo governo ha fatto alle forze dell'ordine. Ma non abbiamo assolutamente compreso se il governo ha a sua volta compreso la pericolosità e la situazione in cui ci siamo andati ad infilare, complici anche il lassismo e la debolezza, la mollezza che avete dimostrato verso quel fenomeno devastante che è l'invasione da parte di immigrati clandestini in questo Paese. Immigrati all'interno dei quali, diciamo, modalità di immigrazione clandestina all'interno della quale voi avete sempre negato in qualche modo la possibilità che vi fossero infiltrazioni, salvo poi doverle smentire, quando noi fin dall'inizio vi dicevamo dove non ci sono controlli è chiarissimo che passano quelli che non devono farsi in qualche modo identificare. Chi è che non deve farsi identificare? Non sicuramente quelli che vogliono scappare da uno scenario di guerra, non sicuramente quelli che hanno bisogno di scappare dalla fame o da qualche persecuzione, ma quelli che vengono all'interno di un paese occidentale che offre delle garanzie per sfruttare quelle garanzie, per abbattere quel sistema occidentale. Di questo voi siete complici e questo soprattutto non avete capito. Ho sentito parlare di questione di guerre di religione, forse lo è, ma attenzione, è forse anche peggio, collega Rosato. A parte che gridare all'Akbar mentre ci si fa esplodere in aria o si ammazzano dei giovani all'interno di un concerto, mi dica lei se non c'è un concetto legato alla religione, questo me lo deve spiegare, come fa a dire che la religione non c'entra nulla. Ma possiamo anche andare oltre e pensare che sia, ripeto, peggio, che sia una questione culturale. Questo non avete capito, è uno scontro culturale, perché se è vero che all'interno del mondo islamico ci sono persone disposte a farsi saltare in aria per un credo religioso, è altrettanto vero che non ve n'è neanche una disposta a morire per difendere dei principi di democrazia. Questo voi non l'avete capito, questo invece loro lo hanno capito benissimo e utilizzano le nostre leggi per invaderci e per smontare pezzo per pezzo quella civiltà occidentale che noi con grande fatica abbiamo creato. Vedete, c'è una distanza abissale fra queste due culture. È vero, ci deve essere il tentativo portato avanti fino in fondo di cercare di far dialogare queste culture, ma ripeto, se non si capisce che c'è una distanza siderale fra questi due mondi, difficilmente si potrà trovare un punto di contatto. E invece voi trattate persone che ancora tengono soggiogate le loro donne, gli impongono il velo, per non dire molto di peggio, come succede, come ricordava qualcuno qui in Arabia Saudita, li trattate come se fossero cittadini occidentali a tutti gli effetti. Non lo sono, lo torno a ripetere, è un problema culturale. L'Islam spesso e volentieri porta di nuovo al Medioevo della ragione le proprie popolazioni e noi il Medioevo non lo vogliamo rivivere.
se proprio saremo costretti, in qualche modo ripartiremo da quello che qualcuno ha citato giustamente, da Lepanto, perché noi non ci faremo invadere, nonostante, ripeto, la vostra debolezza che si è andata a, che si è notata in tutta la sua devastante pochezza, quando non avete elencato minimamente quelli che sono gli atti pratici, mentre la Francia ha capito benissimo quello che voi non avete capito, cioè che c'è stata un'evoluzione nel terrorismo. Questo è terrorismo di Stato. Qui ci hanno dichiarato guerra, perché se prima c'era Al-Qaeda, che era un qualcosa di diffuso, di evanescente, che stava nelle grotte, che poteva stare in Pakistan come in un altro paese arabo, qui abbiamo uno Stato che ha dichiarato guerra all'Occidente. E a uno Stato che si dichiara guerra si risponde con atti di guerra. Bisogna iniziare ad armare i nostri aerei che sono in quella zona lì, anche solo come deterrente. Poi magari la decisione che deve essere presa dal Parlamento di rispondere, come è previsto anche dall'articolo 5 del trattato istitutivo della NATO, che difende i nostri alleati. Poi quella è una decisione che deve essere presa dal Parlamento, ma intanto iniziamo a ragionare in questi termini qui. Iniziamo a ragionare come sta ragionando la Francia, anche se per fortuna, qui ancora non è successo nulla, e non grazie a questo governo, ma grazie alla capacità degli uomini e delle donne dell'intelligence di saper fare il loro lavoro. Capacità che però gli state togliendo, perché gli state togliendo risorse. Noi proprio sul decreto missioni non aspettiamo la stabilità dove ci sono i vari giochini del do ut des. Proprio sul decreto missioni che viene in aula a brevissimo abbiamo previsto un emendamento che dà risorse alla polizia postale per fare il controllo del web, dà risorse che voi in realtà prima invece avete tolto per fare intelligence vera, per fare prevenzione, perché per evitare attacchi di terroristi sul nostro paese serve assolutamente la prevenzione, cosa che invece voi non fate, non capite, perché operate sempre in emergenza, mai in un qualcosa che abbia una progettualità mirata a difendere quelli che sono i confini di questo paese. E quindi servono, come ha giustamente invocato il presidente Hollande, delle leggi speciali. Sì, non abbiamo paura di dirlo, servono in casi di guerra, in stato effettivo di guerra, come lo è questo, e non dobbiamo aver paura di dirlo, servono delle leggi speciali, leggi che ci permettano di chiudere immediatamente non tanto e non solo le moschee, perché qui qualcuno sta facendo il furbo sulla libertà di professare il proprio credo. Noi non vogliamo vietare questa. Noi vogliamo vietare, proprio collegandoci al discorso di prima, di enorme differenza culturale fra il nostro mondo e quello islamico, noi vogliamo vietare che i centri di cultura islamici possano diventare, come lo sono purtroppo in tanti casi, e questo lo dicono le procure, non lo diciamo solo noi, dei centri di reclutamento. Vogliamo che vengano sospesi i passaggi naturali fra le frontiere anche all'interno dell'Europa, e che vengano rimessi i controlli alle frontiere in maniera seria, in maniera netta, non come oggi, dove ci è arrivata notizia che proprio al valico di Ventimiglia, dove era stato segnalato fra l'altro un potenziale terrorista in fuga dalla Francia, la gente passava senza nessun tipo di controllo. Questo dovete fare. Dovete iniziare anche a ragionare. Ministro Alfano, mi ascolti, perché non è una... lo so che mi sta ascoltando, ma mi ascolti più attentamente. Mi ascolti più attentamente, perché questo, secondo me, è anche un passaggio, ripeto, di innalzamento della sicurezza in questo Paese. Trovare i terroristi, scovare chi fiancheggia, scovare chi fa del reclutamento, poi prenderlo ed espellerlo, è come prendere una metastasi e spostarla da un corpo ad un altro all'interno di un sistema come quello europeo. Bisogna pensare di metterli nei carceri speciali, bisogna pensare di applicare il 41 bis anche per chi compie atti di terrorismo, bisogna pensare anche di introdurre il concorso esterno in associazione finalizzata al terrorismo. Questi sono strumenti che possono garantire e creare della sicurezza all'interno di questo Paese. Tutto il resto sono chiacchiere, come mi permetta Ministro Gentiloni, sono chiacchiere in questo momento contingente. Poter pensare, prima di risolvere militarmente, quindi di partecipare militarmente alla distruzione dello Stato islamico, a una soluzione politica. Al dopo Assad ci pensiamo dopo che abbiamo sconfitto il terrorismo. Fintanto che noi non avremo sconfitto l'ultimo terrorista dello Stato islamico, nessuna soluzione politica sarà mai possibile in quel contesto lì, perché
si ragiona sempre, questo è l'altro grande handicap e chiudo, si ragiona sempre in Occidente per esportare la democrazia, ma lì la democrazia, come ho avuto modo di ricordare prima, purtroppo è un concetto che culturalmente ancora non è, quei territori ancora non sono pronti a recepire, proprio quella distanza culturale abissale di secoli che separa la nostra civiltà dal Medioevo dell'Islam. Grazie.